Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti o benvenute, bentornati o bentornate su questo canale in cui si parla di libri. Io sono Chiara e oggi facciamo un esperimento. Ho deciso di iniziare a proporvi dei pacchetti di lettura, quindi diciamo delle concatenazioni di libri da leggere uno dopo l'altro, perché magari hanno dei riferimenti gli uni con gli altri, oppure semplicemente perché creano, secondo me, un buon movimento di lettura. Ovviamente tutto questo è basato sulla mia personalissima esperienza, quindi può non funzionare per voi, però ho proprio pensato che delle volte si guarda la libreria, finito un libro, e si dice: e adesso cosa leggo? Con quale libro passo oltre il libro che ho appena finito, che magari mi ha lasciato certe sensazioni? Quindi è sicuramente personale, delle volte è meglio lasciare del tempo, invece ci sono persone che come me amano iniziare subito qualcos'altro, non avere spazi. E quindi con oggi iniziamo questa serie di video che usciranno ogni tanto, non so bene la cadenza, in cui appunto vi suggerisco 5 libri da leggere uno dopo l'altro in questo ordine specifico. È un esperimento, vediamo come andrà. Quindi iniziamo subito con la sequenza di oggi. Non ho qui con me il libro con cui parte questa catena perché l'ho prestato. Si tratta di La meccanica del cuore di Malzieu, che è un libro poesia. È un libro un po' sognante che racconta appunto di questa storia particolarissima che ha a che fare con l'amore, ma non è una narrazione banale, non è una narrazione scontata o melensa con un sacco di zucchero sopra, no, è particolarmente delicata e ha questa capacità di non essere poesia, come possiamo dire nel senso classico, ma è una prosa che suona come poesia nelle orecchie. È un libro molto breve, tra l'altro, ma che permette, secondo me, di sentirsi bene mentre lo si legge e soprattutto di apprezzare certe sfumature dell'amore in questa visione quasi di sogno del libro. Quindi questo è il primo libro a cui ho deciso di fare seguire Anna Karenina. Perché? Intanto perché prendo una bella distanza, sia in termini di volume che in termini proprio anche di stile, ma comunque racconta tanto dell'amore, tanto delle relazioni, solo che lo fa da un punto di vista molto diverso. Anna Karenina, tra l'altro, non è un libro che parla solo di amore, anzi, parla anche di personalità, di autodeterminazione e di tanti dubbi che suscitano le azioni che facciamo. Magari siamo convinti di fare una cosa e poi ci viene un dubbio. Questo è particolarmente vero in uno dei personaggi di Anna Karenina, ma secondo me segue benissimo, un libro come La meccanica del cuore perché proprio ne prende un pezzo e lo trascina in un altro ambiente e soprattutto proprio si lega ma non lo perde del tutto. Quindi mi piaceva metterlo subito dopo perché Anna Karenina è uno di quei libri che ha bisogno del suo tempo, quindi per questo credo che sia bene prendere la rincorsa con un libro come La meccanica del cuore, che ti fa venire voglia di leggere altro, non ti ha affaticato, ma ha aperto proprio la strada a un libro come Anna Karenina. Proprio per quello che ho appena detto, cioè che Anna Karenina è un libro che si prende molto spazio, molte energie e scombussola magari anche un po' i sentimenti, serve dopo rifiatare e per farlo, secondo me, un libro ideale è La rosa più rossa si schiude, che tra l'altro racchiude un pezzetto di Anna Karenina. Cioè, leggendo questo libro troverete dei riferimenti ad Anna Karenina. E secondo me, letto subito dopo, potenzia quello che si è appena letto, ma appunto dà questa possibilità di prendere aria, perché dopo Anna Karenina serve un po' cambiare genere, anche perché ho vissuto sulla mia pelle che leggere un romanzo subito dopo Anna Karenina rischia di essere forse controproducente perché Anna Karenina getta un'ombra su questo libro. Se vi è piaciuto tanto, forse non apprezzerete il libro dopo
completamente perché avete ancora dentro un po' di Anna Karenina e quindi per questo io suggerisco un fumetto con tutte le lettere maiuscole, perché questo è veramente un libro che apre un sacco di pensieri, di ragionamenti sulla società, sull'amore, sulle relazioni, con ironia, che secondo me dopo i due libri di prima davvero aiuta particolarmente perché dà brio. E porta un po' quella freschezza che serve per creare un buon ritmo di lettura, secondo me. Ecco perché questo si colloca al terzo posto della catena di lettura. Mio fratello rincorre i dinosauri è il quarto libro che ho deciso di mettere in questa lista, perché è un libro che intanto ci permette di ritornare alla forma del romanzo, non è particolarmente impegnativo come volume e porta dentro una narrazione spensierata su un tema che si pensa spesso non poter essere spensierato, quindi un po' come succede con La rosa più rossa si schiude, fa sì che chi legge si metta in gioco e è secondo me una lettura quindi particolarmente attiva, una lettura di quelle che stanno bene proprio in un percorso come questo perché nella vicenda che viene raccontata c'è tanto di umanità. Chiudiamo la catena che, come abbiamo visto, ha particolarmente un focus sull'umanità, le relazioni e anche l'amore con Colpo su colpo, che racconta dei tipi di amore che ci possono essere, racconta non solo dell'amore in una coppia, che può essere una coppia eterosessuale, omosessuale, una coppia sposata, una coppia non sposata, una coppia anche che non c'è più, ma racconta anche dell'amore che può esserci fra un mentore e la sua allieva e di come sia vero che ci sono dei vuoti che si possono colmare e altri invece che è molto più difficile colmare. Non è un libro semplice questo, soprattutto sul finale, e anche in questo caso appunto mi sono preparata con due libri, come appunto sono La rosa più rossa si schiude e Mio fratello rincorre i dinosauri, che portano questa freschezza, questo brio, per poi arrivare con un po' le energie giuste per questo libro, che è un libro che a un certo punto proprio ti sferza, ti colpisce, e sono anche questi libri che non si dimenticano e che secondo me, in particolare Colpo su colpo, letto alla fine di questa catena, di questa lista, può aggiungere qualcosa in più anche ai libri che si sono letti in precedenza. Quindi ricapitoliamo, il primo libro con cui partire per questa selezione è La meccanica del cuore, a cui segue Anna Karenina, per poi passare a La rosa più rossa si schiude, approdando a Mio fratello rincorre i dinosauri per concludere con Colpo su colpo. Ovviamente qua sotto trovate tutti i titoli, gli autori, le autrici e le case editrici. Spero che questo tipo di video possa essere interessante e utile. Ovviamente poi ognuno prende quello che vuole da questo tipo di video. È anche un modo per raccontare i libri in un modo diverso, farli vedere da un altro punto di vista e perché no, appunto, dare consigli o suggerimenti su cosa leggere dopo. Spero che quindi siano utili. Se volete, fatemi sapere se ne volete altri di questo tipo, cosa ne pensate, se secondo voi la lista andava fatta diversamente, se avete suggerimenti appunto su opzioni alternative. Se volete, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio per aver passato del tempo qui con me e vi auguro come sempre buona lettura. Ciao!